Alcune forme di cancro, considerate sempre fatali fino a pochi anni or sono, sono oggi curabili con successo, diventano malattie croniche. E quindi il problema dei sopravvissuti al cancro è uno dei problemi appunto più importanti nelle terapie oncologiche. In molti dei sopravviventi il rischio di malattie cardiovascolari è più elevato addirittura della recidiva di cancro e quindi la sfida clinica di prevenire le malattie cardiovascolari nei pazienti oncologici e le complicanze cardiovascolari e trattamenti oncologici è diventato un argomento di estremo interesse. E una particolare e attività e attenzione in questo campo ha un duplice beneficio: permettere ai pazienti di essere trattati più efficacemente con terapie potenzialmente life saving e prevenire la morbilità e la mortalità a breve e a lungo termine. Inoltre poi sono tutte da esplorare le tossicità dei nuovi farmaci biologici, fanno parte del grande capitolo della target therapy, che necessitano di un puntuale approfondimento perché vengono immesse rapidamente sul mercato, perché vengono approvate rapidamente dalla FDA, agenzia americana, proprio perché appena uno studio scientifico dimostra che c'è anche un allungamento della sopravvivenza di pochi mesi, vengono subito rapidamente in commercio, quando poi magari si vede dopo nella immissione in clinica la presenza degli effetti collaterali cardiovascolari di cui appunto stiamo parlando. E quindi è necessario tracciare nuove strategie diagnostico-operative e diagnostico-terapeutiche e percorsi formativi su una materia che si evolve rapidamente di giorno in giorno e che per questo motivo esprime spunti di ricerca sempre più interessanti. Una cosa che voglio sottolineare è che comunque l'approccio deve essere multidisciplinare e sul fulcro costituito dalla partnership oncologo-cardiologo devono poi innestarsi le altre specialità che contribuiscono alla cura del paziente oncologico. Il problema clinico principale, parlando di effetti collaterali cardiovascolari off target, è la disfunzione sistolica e lo scompenso cardiaco clinicamente conclamato. Questo è il motivo per cui abbiamo organizzato e messo su al Pascale un avanzato laboratorio di cardio-oncologia sperimentale, al fine proprio di studiare gli effetti cardiotossici di questi farmaci di cui abbiamo parlato in modelli animali. In questo campo siamo sicuramente all'avanguardia in Italia perché ci siamo dotati di un sofisticato apparecchio ecocardiografico color Doppler per piccoli animali. Abbiamo acquistato uno dei primi apparecchi in Europa, che è un apparecchio che è costituito soltanto da una sola ditta nel mondo, che è la Visual Sonic di Toronto, e stiamo valutando se con la metodica dello studio dello strain, in particolare lo studio dello strain radiale, con metodica speckle tracking, possiamo predire e identificare più precocemente il danno miocardico cardiotossico appunto da farmaci, in particolare da farmaci della target therapy. Sarà poi un ulteriore sviluppo quello di traslare tali ricerche in clinica e di verificare nei nostri pazienti se questa metodica può funzionare per appunto essere un marker precoce e permettere di instaurare rapidamente le terapie farmacologiche. Inoltre abbiamo anche acquistato una sofisticata apparecchiatura per lo studio della contrattilità dei cardiomiociti per studiare in vitro i fini meccanismi cellulari delle molecole della target therapy direttamente sulla cellula miocardica. La cardio-oncologia sperimentale rappresenta una nuova disciplina che ha lo scopo di migliorare la qualità della vita dei pazienti sottoposti a chemioterapia. Essa in effetti preserva l'organo bersaglio di tutte le terapie, chemioterapie, che è il cuore. La sperimentazione animale, grazie all'impiego di modelli di patologia, è uno strumento indispensabile per il progresso della ricerca biomedica.
ma principalmente indispensabile perché consente il trasferimento della ricerca sperimentale direttamente nell'ambito della ricerca traslazionale, consentendo quindi un miglioramento della qualità della vita dei pazienti. Gli animali utilizzati per i nostri esperimenti sono mais femmine del ceppo C57 Black. Come potete vedere, l'animale viene sollevato per la coda e anestetizzato con Zoletil per via intraperitoneale. Un massaggio nel punto di iniezione favorisce la distribuzione e l'assorbimento del farmaco. Il mais viene contrassegnato mediante punzonatore metallico. Successivamente viene effettuata la tricotomia. A questo punto l'animale viene adagiato sul piano di lavoro e le zampe poste su piastre per la registrazione elettrocardiografica. L'applicazione della sonda anale viene utilizzata per la valutazione della temperatura corporea. Viene dunque applicato ecogel sul torace del mais e sulla sonda ecocardiografica per l'esecuzione dell'esame. Vedete che il topolino è sedato, viene anestetizzato con Zoletil e atropina ed è posizionato su questo lettino che è un lettino riscaldato a circa 42 gradi, mentre invece il topo deve stare a 30 gradi. Che cosa? Perché il lettino è riscaldato? Perché l'anestesia provoca un certo grado di ipotermia che potrebbe addirittura poi far morire il topolino, per cui il lettino riscaldato contribuisce a mantenere la temperatura del topolino intorno ai 30 gradi. Qui vedete invece la particolare attrezzatura che permette di manovrare la sonda. Vedete che non sarebbe possibile fare l'esame manualmente come si fa normalmente, come lo facciamo nei nostri laboratori di ecocardiografia, per le dimensioni così piccole. E vedete che c'è un rullo e una manopola che permette appunto di posizionare la sonda sul torace del topolino e poi con queste altre manopole è possibile orientare la sonda per permettere di prendere una proiezione valida e poi fare l'esame come vedremo successivamente. La prima parte dell'esame è l'acquisizione in proiezione parasternale short axis delle dimensioni del ventricolo, degli spessori parietali e la misura della frazione di accorciamento. La parte successiva dell'esame è poi quella invece dell'acquisizione, appunto della scansione in monodimensionale, come potete vedere, e che permette poi appunto di misurare le dimensioni telediastoliche, le dimensioni telesistoliche del ventricolo sinistro e gli spessori parietali. Qui potete vedere le immagini di un cuore con una funzione contrattile normale. Qui invece potete vedere il valore medio di strain miocardico. In quest'altra immagine invece potete vedere un'immagine con ridotta contrattilità. Ci vuole una particolare esperienza per vedere la ridotta contrattilità, perché il cuore, come potete vedere, batte a una frequenza molto alta, rallentando appunto la velocità del battito. Con questo software è possibile vedere appunto la dilatazione del ventricolo e la riduzione della contrattilità. Questo invece è il corrispettivo della topolino che abbiamo visto prima con una riduzione della frazione di accorciamento e vedete un caratteristico pattern alterato allo speckle tracking. Qui vediamo il corrispettivo dell'immagine precedente delle medie. In questo topolino, dopo trattamento con trastuzumab e antracicline, vedete che è un valore francamente patologico.